Grazie, grazie davvero maestro. Grazie davvero al maestro Tony Fidanza, che ritroveremo tra pochissimo nel corso di questa nostra serata insieme. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Arianna Ciampoli, sono un'abruzzese che come voi in questo momento si sente dentro l'incanto, lo dicevamo con qualcuno di voi, siamo dentro l'incanto. E mentre ascoltavo lì nel cantuccio il maestro Fidanza, pensavo proprio a, pensavo forse sentivo, no? La potenza dell'ascolto. E in questo momento, in questo luogo e dentro questo premio, forse ascolto è una parola, se non la parola chiave, chissà che essere giornalista non significhi in fondo, essenzialmente, essere capace di ascolto, essere in ascolto. E come si fa? Ci si educa, ci si nasce. Questo lo scopriremo grazie ai tanti che sono qui questa sera e vi posso già dire tanti esempi di grande capacità di attenzione all'altro e di ascolto. Per cui è veramente un onore condividere insieme a voi questo evento, questo premio, questa prima edizione del premio Giuseppe Zilli per il giornalismo. Quindi grazie a tutti voi e grazie a Fano, a Fano Adriano, sindaco. Cosa fa laggiù? Venga, venga con me, ci saluti e ci racconti della nascita di un premio così importante, così prezioso per tutti. Intanto grazie, perché ci ha portato qui. Io dicevo, sono abruzzese, ma non ero mai stata in questo posto splendido. Grazie ad Alessandro. Grazie Alessandro. Allora, Luigi Servi è il sindaco di Fano Adriano e anche il presidente dell'associazione Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo. Questo premio, come l'avete deciso? Perché? Allora, innanzitutto, buonasera. Inizia così questo grandioso progetto che è il Premio Nazionale per il giornalismo Giuseppe Zilli. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal comune di Fano Adriano, insieme alla Fondazione Tercas. E saluto la presidente Tiziana Di Sante che non è con noi. Saluto il professor Mecca. Ecco il presidente con l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Saluto il presidente del BIM Giuseppe D'Alonso, la presidente della Camera di Commercio Antonella Ballone che non è con noi. Un saluto alla vice sindaca di Crognaleto, Anita Ceci, alla consigliera regionale Simona Cardinale. L'ho persa, eccola là. Quindi, grazie. Coloro che ci hanno creduto insieme a voi in questo progetto e che l'hanno sostenuto. Certamente, grazie. Ci eravamo lasciati lo scorso anno, era il 6 agosto, dove appunto in quella data avevamo commemorato la figura di Don Giuseppe Zilli nel centenario della sua nascita e quindi 2021. E da lì è iniziato il progetto, un progetto che è durato un anno, un progetto dove si sono messi a disposizione tanti professionisti, ma tutti animati dalla passione per il territorio e dalla passione verso la conoscenza di Don Giuseppe Zilli. Ora, lo scopo di questo premio, io ho certezza che diventerà un premio nazionale, ma veramente andremo in alto. È quello appunto di far conoscere le bellezze di questo territorio, esportarle fuori dai confini regionali, perché solamente in questo modo riusciremo a valorizzare queste zone che hanno una potenzialità immensa, però sono zone ancora sconosciute. Qui siamo in un'area interna, qui siamo immersi nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. E quando si parla di aree interne, si usano aggettivi come disagiati, svantaggiati, per cui io faccio fatica a ritenere svantaggiato, disagiato un tenore di vita come questo che nel borgo, in tutto l'Alto Bovomano. I disagi ci sono dovuti a mancanza di servizi, mancanza di strutture. Quindi io voglio partire da questo premio per cercare appunto di valorizzare. Questo è un luogo del silenzio, è un luogo della meditazione e quindi cercheremo anche con gli altri sindaci di valorizzare l'intero territorio. Non vado oltre perché mi avete dato un minuto. Grazie, buonasera. Bravo, sindaco, grazie davvero. E grazie per questo filo che lancia Fano Adriano, no? Cioè che la bellezza si
si conosca il più possibile e che contagi il più possibile le persone. E qui ci sono persone che danno al giornalismo un respiro nazionale e internazionale, per cui come prima edizione già secondo me l'obiettivo... Non ho detto niente perché poi... Perché non vogliamo anticipare niente, però non l'obiettivo scendo nei tecnicismi è già centrato. Ci sono persone più competenti. Allora chiamiamo subito il direttore del premio, Simone Gambacorta, che è il direttore del premio ed è anche il vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Simone... Che cosa succedeva dunque 364 giorni fa? Sì, era il 7 agosto, 364 giorni fa, quando qui, in questo bellissimo luogo, abbiamo dato annuncio dell'intenzione di realizzare il premio Giuseppe Zilli per il giornalismo. C'era da creare una struttura e questa struttura l'abbiamo creata. Questo è un momento di grande soddisfazione per me. E questa soddisfazione si traduce però in un entusiasmo e una riconoscenza per i premiati che sono qui questa sera, ma ancora di più per la collettività fanese che ha sentito la necessità di onorare in maniera non retorica una figura così importante giornalisticamente e non solo, qual è stata quella di Giuseppe Zilli, e in quel non solo c'è moltissimo. E soprattutto desidero ringraziare chi ci ha accompagnato, chi ci ha consentito di realizzare tecnicamente questo premio. A cominciare dalla presidente della nostra giuria, Maria Concetta Mattei, che ci ha sostenuto con pazienza, affetto, entusiasmo, disponibilità e ci ha insegnato molto, perché in una prima edizione c'è anche tanto da imparare. E tutti i giurati che ci hanno accompagnato. Maria Concetta Mattei poi... Naturalmente salirà, occuperà e vivrà questo palco insieme a me, sappilo, non ti potrai sottrarre, per cui insieme condivideremo questo momento. Da presidente della giuria ci racconterai anche chi sono i vincitori di questo primo premio e tutta l'altra e tutta la giuria, dicevi. La giuria che appunto, oltre alla presidente Mattei, e io ne faccio parte d'ufficio in maniera laterale, c'è il presidente dell'Ordine dei giornalisti Stefano Pallotta, che è una presenza, un riferimento per questo premio, per me personalmente, lo ringrazio con grande affetto, ringrazio, consentitemi di ringraziare anche Gianni Gaspari, che è stata una delle primissime persone con le quali abbiamo parlato di questo premio, grazie. E che ringraziamo Gianni. Con un applauso. Angela Ciano, Lucilla Sergiacomo, Antimo Amore, Pierpaolo Pittau sono i componenti della nostra giuria e hanno avuto la bontà, la pazienza, l'attenzione per accompagnarci in questo lungo cammino, e spero che sia un cammino che confermi tutta l'energia che abbiamo impiegato. Con la loro competenza, con la loro passione, con il loro talento, con le loro intelligenze e sensibilità diverse, sono riuscite a far vivere una prima edizione. Ho dimenticato di dire, naturalmente nella giuria c'è anche il precedentemente citato presidente dell'Ordine, fa parte anche lui della giuria, non vorrei trascurare nessuno. E c'è anche chiaramente il direttore. Sì, vabbè, il direttore è un raccordo di situazioni che serve per... fare sintesi, in questi casi c'è bisogno di sintesi, eccoci, la sintesi è questa. Allora, grazie a tutti, l'abbiamo citato, vorrei che ci raggiungesse Stefano Pallotta, che è il presidente dell'Ordine Giornalisti d'Abruzzo. Don Zilli è di Fano Adriano, una famiglia di origini umili, figlio di pastori, una famiglia di pastori, diventa anche professore. A me questa cosa che sia stato per un po' professore al liceo mi incuriosisce, mi piace, mi fa pensare che questa apertura, questa libertà, questo voler incontrare l'altro, e questo, lui, c'è una frase di lui che ho amato particolarmente, cioè nessun argomento ci deve essere tabù, cioè questa apertura. È stato un grande insegnamento e siamo qui proprio a ricordarlo, a onorare la sua memoria. Lo dicevo prima all'atere di questa importante presentazione, bellissima presentazione della prima edizione del premio. Lui è stato ante litteram, ci ha dato un insegnamento di giornalismo, dell'etica del giornalismo
che noi abbiamo voluto assolutamente celebrare con un corso che abbiamo fatto oggi pomeriggio come corollario di questa presentazione, che ha visto la partecipazione di diversi giornalisti abruzzesi, non solo abruzzesi, anche di regioni vicine. E questo ha dato modo loro anche di conoscere questa figura di Zilli. Lo dicevo prima, che è una figura importante perché ha trovato posto nella storia del giornalismo italiano. Paolo Murialdi, in questo famoso libro sulla storia del giornalismo italiano, lo ricorda e gli dedica proprio una particolare attenzione, perché è riuscito con la sua rivista, col suo periodico Famiglia Cristiana, a raggiungere 1 milione di copie. Pensate, 1 milione di copie. Una cosa impressionante, una cosa assoluta. E questo dà il senso della sua capacità, non solo giornalistica, ma anche manageriale. E oggi ci sarebbe veramente un grande bisogno di persone e di personaggi come lui, soprattutto nell'editoria. Qual è l'elemento che fa sì che Giuseppe Zilli sia stato la svolta, per esempio, per Famiglia Cristiana, che ha diretto, è lo storico direttore di Famiglia Cristiana per 26 anni fino alla sua morte nel 1980? Qual è l'elemento che ha fatto sì che poi Famiglia Cristiana diventasse di tutti? Lui ci ha insegnato moltissime cose, l'ascolto prima di tutto. Ecco, lui, per esempio, con le lettere, lui rispondeva personalmente a tutti quanti i lettori, molti abbonati, ovviamente si tratta, come dire, di abbonati di estrazione cattolica, perché poi Famiglia Cristiana è una stampa cattolica, e lui condivideva, ecco, la condivisione. Oggi facciamo un gran parlare di condivisione sui social, sui mezzi di comunicazione digitali e quant'altro. Ecco, lui è stato anche un insegnante da questo punto di vista, e quindi ha condiviso con i lettori molte scelte, molti valori, molte problematiche, e questo è fondamentale. Uno scambio intensissimo tra lui e i lettori. Non si trova facilmente, però devo dire che la casa di carta che raccoglie questo scambio è veramente prezioso. Cioè, ci sono delle cose, la mamma di due adolescenti che dice: padre, le mie figlie io le ho educate con i migliori valori, al rispetto di tutte le regole, di tutto, ma queste due adolescenti, sono mamma di una ragazza di 17 anni, niente, vogliono uscire, arrivare la notte tardissimo, non c'è verso di farle stare dentro le regole, quindi ho provato di tutto, l'ho chiuso in camera e sono scappate. Allora sono ricorsa al metodo, al battipanni, tutta fiera, ce l'ho fatta, e adesso, siccome brucia, quindi non lo fanno più. E lui, chiaramente non darò la risposta, cioè la sua risposta è decisamente migliore di come ve la racconto, ma il senso suo è l'ascolto. Non è l'ascolto, mai l'ascolto. Cioè, una punizione esteriore, esatto, non andrà mai a seminare, no? All'interno, non sarà mai quella la soluzione. Questo è uno, ma ci sono risposte moderne, rivoluzionarie, che uno non si aspetterebbe. Cioè, io, leggendo la lettera, istintivamente pensavo alla risposta, cioè mi aspettavo una risposta. Poi ho scoperto che la sua risposta non era mai banale quanto mi sarei aspettata io, ed era veramente una risposta vera, onesta, diretta, potentissima. Per cui è un grandissimo regalo per me aver incontrato, grazie a voi, Giuseppe Zilli. Quindi facciamo un applauso alla sua memoria, ovviamente, Giuseppe Zilli. Allora salutiamo, grazie a voi, grazie per a voi, questo inizio, per questo saluto. Vorrei salutare con voi anche Oscar Buonamano, che è consigliere dell'Ordine dei Giornalisti Nazionale, e vorrei lasciarvi di nuovo con le note del maestro Tony Fidanza. Grazie maestro, grazie ancora. Thank you.
Dritto al cuore della gente. Questo è il titolo presente sul numero di Famiglia Cristiana, quello del 27 aprile 1980, dedicato proprio al suo direttore che non c'era più, Don Giuseppe Zilli. Era morto poco più di un mese prima, nell'aprile. Don Giuseppe Zilli, nato qui a Fanno Adriano il 21 ottobre del 1921 e che una precoce vocazione aveva reso sacerdote della Società San Paolo nel 1947, professore di filosofia e quindi, a partire dal 1954, direttore di Famiglia Cristiana. Una delle due colonne portanti della stampa cattolica insieme con l'Avvenire, che però, con il fanese Don Giuseppe Zilli, diventa grande protagonista della stampa. Le 900.000 copie del 51 in due anni diventano 1.100.000 e arriveranno a 1.500.000 di copie. Don Giuseppe Zilli applica quello che lui definiva il metodo manageriale alla stampa, ma amava anche dire che con Famiglia Cristiana l'evangelizzazione bussava timidamente alle porte degli italiani chiedendo il permesso di entrare. Don Giuseppe Zilli fu un grandissimo direttore. Fondò anche Jesus nel 1973, anche il Centro Studi Famiglia, una personalità prismatica che i fanesi ricordano per la sua bonomia, per la sua fermezza nella fede, per la capacità di veicolare speranza e di avere sempre una parola gentile, una parola di speranza per tutti. Di Don Giuseppe Zilli rimane un'associazione che porta il suo nome, che i suoi confratelli vollero creare e che nel corso di tutti questi lustri è stata benemerita, tuttora sostiene il segmento più fragile della società. Ma oggi c'è anche un'associazione, l'associazione Premio Giuseppe Zilli, questo premio giornalistico che ha la sua prima edizione ma nasce già adulto e nasce già prestigioso, un premio voluto per veicolare il nome di Don Giuseppe Zilli, per veicolare la conoscenza di questo angolo, di questo spicchio di paradiso che oggi ci accoglie benevolmente, ci abbraccia con forte emozione. Un premio giornalistico per premiare tutti coloro e i quali in qualche modo ancora tesaurizzano la lezione importantissima di Don Giuseppe Zilli, che fu un direttore alieno da ogni tipo di compromesso, vicino alle persone più umili, lontano dai condizionamenti politici. Grazie, Don Giuseppe Zilli. Sandro Galantini, storico, giornalista, socio della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, che ci ha raccontato, accompagnato dal maestro Toni Fidanza. Toni, vieni al centro. Prenditi questo applauso, maestro. Pianista eclettico che veramente spazia grazie al suo talento e riesce a creare un'atmosfera splendida, grandissime collaborazioni nella tua vita e con tanti artisti, Sarah Jane Morris, Antonella Ruggero e tutto questo. Grazie. Grazie davvero. Ci rivediamo tra un po'. Noi non ti lasciamo. Allora, l'abbiamo nominata e lei è la presidente della giuria di questo premio, di questa prima edizione, e volto iconico del giornalismo televisivo. I suoi occhi, il suo sguardo è entrato nelle nostre case nell'ora in cui noi eravamo lì, no? In cui a mangiare, e la sua capacità, il suo sguardo libero, posso dire, e accogliente e credibile, è riuscita a raccontarci che cosa stava succedendo. Maria Concetta Mattei. Grazie. Volto amatissimo del TG2, la prima donna. Hai capito che è un'amica. Grazie Arianna. No, grazie davvero a Maria Concetta. Grazie a voi tutti per essere qua, soprattutto. Posso dire il primo grazie a una fantastica giuria,
perché sono stati dei compagni di viaggio strepitosi. Conoscevo solo Pierpaolo Pitau, che è vicino di casa, oltre che bravissimo corrispondente da Londra, dalla BBC, il messaggero. E poi ho trovato altri compagni meravigliosi, veramente. Lo dico perché ci siamo intesi subito. Ci siamo intesi sul fatto che l'esempio di Don Zilli ci dava già l'indicazione. Abbiamo sentito, Galantini ce l'ha raccontato, chi era? Un uomo eccezionale. Un giornalista fermo, capace, un giornalista che soprattutto aveva le idee molto chiare, perché sapeva raccontare, ma sapeva anche consolare, non solo ascoltare, che è la premessa. Tu hai detto, i giornalisti devono saper ascoltare. Chissà che non sia la chiave. Eh sì. E tu? Bisogna ricevere prima di poter dare. Senti, ti faccio una domanda. Lo so che tu andresti dritta dritta, lo so, e tra poco ci siamo. Però io so che qui ci sono delle persone importanti per te, perché tu sei la prima donna a dirigere la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, la scuola di giornalismo della RAI. E ci sono dei tuoi studenti che sono venuti qui. Guarda, allora, a proposito di dare e ricevere. Però vi prego di alzarvi, perché siete la ragione per cui ho accettato di cercare dei maestri nuovi e oggi presenti. Elettra, Marco, Ludovica, Silvia e Luca, in mezzo c'è Celia, che è come se fosse della famiglia, perché ha accompagnato questi 2 anni gli allievi, che sono un manipolo, però 18 ragazzi straordinari, e io ho pensato a loro tutto il tempo, ho pensato a quali erano i modelli oggi. Quali potevano essere le indicazioni anche esemplari di un giornalismo serio, coerente, ma fermo, come era Zilli? Volevamo delle persone che oggi interpretano quel modo serio, distante dai poteri, di fare un giornalismo utile per la società, per la comunità, utile per questo paese, per far crescere le persone, per ascoltarle e raccontare il mondo. E penso che ci siamo riusciti. Penso anch'io, lo sai. Lo penso anch'io. Quindi andiamo a conoscerli allora, i vincitori. Dopo tutto questo lavoro, andiamo a scoprire chi sono i vincitori di questa nostra prima edizione. Partiamo dal più giovane. Partiamo dal più piccolo. Dal più piccolo. Dal più piccolo. Abruzzese. Sì. Che come te. L'abruzzese come me, che l'Abruzzo l'ha raccontato con il suo sguardo fatto di immagini, perché è un giornalista ed è un filmmaker, quindi immagini e parole e potenti, intense, e lui, devo dire, che ci ha regalato con il suo sguardo dei momenti, soprattutto per esempio raccontandoci il dopo terremoto, il terremoto dell'Aquila. Le ferite del sisma, ma non solo, anche l'inclusione, la capacità di essere, no, in ascolto rispetto a persone che nascono svantaggiate, ma a volte ci dimostrano una grande forza, una grande capacità di resilienza e resistenza. Parli di Immigrati, che è stato definito un piccolo miracolo narrativo. Scopriamo insieme chi è l'artefice di tutto questo, quindi premiamo Francesco Paolucci. Ed è l'esempio di cosa sono i giornalisti oggi, quali strumenti usano. No, Francesco? Grazie. Io l'ho conosciuto oggi ed eccoci qua. Ciao Francesco, ciao. Che piacere incontrarti, che piacere conoscerti. Grazie mille. I brividi. Sarà un po' il posto, un po' le vostre parole. Lo mettiamo in mezzo? Sì. Mettiamolo in mezzo. Mettiamolo okay. In mezzo. E che dire? Sì, Migrati, il documentario che avete citato, che... ha avuto la fortuna di essere stato acquistato dalla RAI e è andato in onda ormai nel 2017 su TG2 Dossier. È stato un piccolo miracolo, oltre che narrativo, anche personale, perché io l'ho realizzato grazie alla possibilità di frequentare questa comunità dei disabili, con la quale siamo partiti per un viaggio e per raccontare i piccoli borghi dove c'erano i migranti, quando la parola salvataggio ancora non sbiadiva come sta sbiadendo in questo momento. Perché secondo te sta sbiadendo adesso questa parola? Perché siamo distratti. Perché le storie di chi arriva
non interessano fondamentalmente, forse. Cioè, perché si scappa, da dove si scappa, dalle torture in Libia. Queste storie ormai, forse perché sono diventate spesso o retoriche umanitarie esagerate o passerelle politiche, sono storie che hanno forse stancato. Ma perché ci si è assuefatti? Cioè, il rischio perché è un che... po' ci si è assuefatti, perché forse c'è una narrazione Covid, guerra, migranti, Covid, guerra, migranti, e quindi il pubblico si satura di ascoltarle certe storie. Sono stato a Lampedusa all'inizio di giugno per raccontare una piccola storia, questo cimitero di Lampedusa dove vengono sepolti, oltre che i lampedusani, anche i migranti senza identità. E questo cimitero, questo piccolo cimitero di un'isola di 5.000 persone, è un cimitero irrequieto, perché è il simbolo di tutte le morti che sono in fondo al Mediterraneo. Francesco, sono ragazzi, persone giovani e spesso coraggiose, che fuggono da condizioni impossibili. Qual è il tuo trasporto emotivo quando racconti le loro vite, quando cerchi di portare a noi le loro esistenze? Il sindaco di Fanadiriano prima ha detto una cosa che molto, che queste zone sono considerate svantaggiate, disagiate, aree interne. Molte volte quando si parla di un migrante, come quando si parla di un disabile, si parla di persone fragili, di persone deboli, di persone che stanno... mi piace concludere, no, le cose, anche i lavori che faccio sempre con delle domande, ma chi passa una giornata su una sedia a rotelle che non muove un muscolo e comunque passa, no? Riesce a raggiungere degli obiettivi. Vorrei ricordare Manuela Romitelli, una giornalista abruzzese che è scomparsa poco tempo fa, che aveva una malattia degenerativa e nonostante questo ha fatto il master in giornalismo con me e è diventata una giornalista. Quindi Manuela, punto interrogativo alla fine della frase, era fragile? Un migrante, una mamma incinta, una mamma con un bambino di 2 anni che si mette su un barcone, affronta il viaggio, passa giorni a cuocersi al sole perché qualcuno decide che devono rimanere 10 giorni davanti a delle coste. Nonostante tutto arrivano qua, alcuni riescono ad integrarsi, sono fragili? Queste aree interne, queste zone... sono zone svantaggiate. Queste zone sono meravigliose. Allora la narrazione si potrebbe ribaltare? Certo. Cerchiamo di fare questo. A proposito, ti vorrei chiedersi, non voglio interrompere il vostro applauso, ti farei una domanda sull'Italia che avete trovato. Cioè l'Italia che avete incontrato è un'Italia rabbiosa, arrabbiata, terrorizzata dall'altro, quella che avete visto voi, che avete incontrato? Questo documentario è stato un'esperienza formativa per me, perché noi abbiamo formato, ci siamo formati insieme con 4 improvvisati giornalisti, un fotoreporter, un videomaker, uno che scriveva, prendeva appunti, che andava a raccontare questi borghi dove c'erano. Quando siamo partiti, guidati anche, io ho una guida, un mentore tra tanti, che è Angelo Figorilli, no? Che penso che tu conosca bene. Capo degli esteri al TG2, esatto. E quindi è stato un po' la guida ideale. Una guida. E siamo andati senza sapere a livello comunicativo che cosa sarebbe successo. Perché da una parte c'erano dei ragazzi che usavano degli strumenti che a malapena conoscevano. Dall'altra persone che parlavano a malapena italiano. È successo il miracolo vero, che hanno comunicato, hanno raccontato una storia e forse l'hanno raccontata meglio loro, l'hanno raccontata meglio quando si sono interfacciati. Il tramite siete stati voi però. Noi abbiamo seguito da fuori, abbiamo raccontato. Vogliamo premiare non solo un ascolto ma anche un incoraggiamento ad esprimere l'altro. E allora? Prego Alessandro. Alessandro, ecco il premio a Francesco Paolucci. Allora, posso darlo io? grazie Alessandro. Allora, è una targa in cristallo con il nome, vedi? Francesco Paolucci. Allora, in favore, Arianna, avvicinati anche tu e facciamo una foto ricordo per Alessandro.
Sì, Francesco. Grazie, grazie. Alessandro e lui. I nomi. Francesco, davvero grazie per il tuo lavoro. Grazie a voi. Francesco Paolucci. E questa passione, visto che lui ha questo desiderio di far conoscere la realtà, le vite degli altri e scoprire la bellezza che a volte rifiutiamo di vedere in queste persone, è veramente straordinario. Sì, e questa... I mezzi che usa sono mezzi moderni, sì. Ma ognuno di noi ha un po' questo filo, no? Di cercare di portare a un pubblico più ampio possibile le esistenze degli altri. Con uno sguardo che non si accontenta e non si allinea. Credo che questo anche sia un filo tra tutte le persone che stanno per ricevere questo premio. Uno sguardo che non è proprio, no? Quello di tutti, per cui, no? Le cose vanno così, l'Italia ha solo paura. Invece nell'incontro poi si scopre che invece... E non solo l'Italia, noi abbiamo guardato anche fuori. Anche oltre. E siamo arrivati fin dove? Il nostro sindaco parla di un premio nazionale, ma noi abbiamo usato di più. Lo stiamo facendo diventare internazionale, grazie al prossimo premiato. E allora lo premiamo per tutta la sua carriera, che è ricchissima. Io la condividerei direttamente qui sul palco con lui. Grazie per essere con noi a Giancarlo Ciccone. E racconta un po', comincia a raccontare chi è. Allora, cominciamo a raccontare, cominciare a raccontare Giancarlo Ciccone è veramente compito arduo, perché intanto vi direi un uomo pieno di talento e di passioni, che grande giornalista, grande corrispondente, che a un certo punto lascia l'Abruzzo, lascia la terra d'Abruzzo e va a Londra. Nel 1971, sì. Perché c'era un concorso più vicino, hai un dimenticato? Concorso BBC, per cui... BBC lo dici forte. BBC, ho vinto il concorso e quindi ho lasciato l'Abruzzo. L'idea era di stare un anno solo. Quanto sei rimasto? E sono stato mezzo secolo. Non se n'è più andato. Oltretutto la BBC dopo pochissimo ti affida il ruolo di direttore proprio della parte... Prima vice direttore dei servizi italiani della BBC... E poi direttore dell'Italian Unit della BBC, che è l'erede diretta di Radio Londra, nata nel 1938. Radio Londra presentata dal famoso colonnello Stevens durante la guerra, quando dal 40 al 45 era l'unica fonte alternativa di notizie rispetto alla radio fascista che c'era allora, la radio durante la guerra. Il colonnello Buonasera, con un piacevole accento napoletano, perché la mamma era napoletana, il padre era inglese. Tra l'altro era un personaggio molto religioso, questo per allacciarsi di nuovo alla figura di Zilli, perché andava in chiesa tutte le mattine, era diventato un terziario francescano e poi insomma è morto religioso, c'è stata una grande messa a Westminster quando lui è morto e quindi è stato un cattolico praticante. Per me è stato importante questo premio Zilli particolarmente, perché a casa mia, i miei erano a Pescara vivendo, abruzzesi, perché sono abruzzese, appunto, non solo erano cattolici praticanti, ma erano anche cattolici attivi, nel senso che la seconda parte della loro vita hanno partecipato volontariamente alla vita della chiesa, della parrocchia. Quindi credo che l'insegnamento di Zilli a casa mia non è mai mancato, né l'avvenire che compravano in parrocchia, né famiglia cristiana, più tutta una serie di altre, l'Araldo di Sant'Antonio, tutta una serie di viste che venivano per avere beneficenza, eccetera, eccetera, da Padre Pio e così via. Credo di avere portato quindi con questo insegnamento, con la Chiesa, io facevo il chierichetto da bambino, una parte dell'insegnamento di Zilli anche in Inghilterra. BBC e Zilli è un paragone forse un po' strano, però laicamente la BBC con questa ricerca, e qui non sono retorico, questa è la verità, costante come fa tuttora della verità, credo che si ispiri molto anche all'insegnamento di Zilli, volontariamente o no. La ricerca della verità, Giancarlo Ciccone è stato corrispondente anche per trasmissioni come quelle di Enzo Biagi. Cioè, ho lavorato per molti anni con Enzo Biagi. Enzo Biagi mi ha insegnato una cosa una volta, che l'acqua di casa tua mi disse, una volta eravamo in privato io solo, è l'acqua più buona del mondo. Io mi ricordo quando ero bambino a San Buceto,
bevevo l'acqua da un pozzo che aveva una copertura non tecnica, non tecnologica, una copertura così, allora non mi rendo conto perché ero bambino. L'acqua veniva presa in una conca di rame, veniva messa in cucina, rimaneva freddissima in questa conca, veniva presa da una ramaiola, io bevevo, non è mai successo niente, mai un'infezione, mai niente, e anzi mi è rimasto questo sapore di acqua ferrigna che non mi sono mai dimenticato. E quindi era vero quello che diceva Enzo Biagi. Sei a Londra, conosci tutti, sei al centro del mondo. Negli anni 70, 80, 90 Londra era al centro del mondo. Passavano tutti da era lì. La creatività, no? Tutti gli artisti, la gli musica. Artisti, la musica, il teatro in particolare, ma soprattutto anche la politica, nel senso Kissinger, Nixon apriva assieme a Kissinger alla Cina, quindi avvenimento internazionale, la guerra in Irlanda del Nord, la guerra civile, tutto passava da lì. Eppure mi ricordo la sera quando chiamavo casa, mia mamma mi raccontava le cose di casa mia ed ero più concentrato sulle quelle cose lì, che era morto, che era vivo, cosa aveva fatto il prete Don Giuseppe, che è ancora vivo, è in pensione ma dice ancora la messa. Ero più focalizzato in quelle notizie che non in quelle politiche su cui poi il giorno dovevo lavorare. Quindi concludo, sono un po' sentimentale, ma appartengo ai 4 milioni circa di abruzzesi che sono andati all'estero nell'ultimo anno, quindi mi posso permettere di essere un pochino sentimentale. E ringrazio quindi questo premio, le autorità, il sindaco in particolare di questa meravigliosa cittadina, perché mi ha riportato qui alle mie radici. Dopo poi, 3 anni di assenza. Dopo 3 anni di assenza a causa del Covid, questo. E, come diceva Enzo Biagi, l'acqua abruzzese è l'acqua più buona del mondo. Come negarlo? Alessandro, grazie. Consegniamo, grazie. Consegniamo a Giancarlo e Maria Concetta, che consegna il premio alla carriera a Giancarlo Ciccone. Ciccone. Grazie. Ecco, a favore di fotografo Giancarlo, così attenzione perché questa potrebbe cadere. Allora quando scendi la tieni così. Allora questo pomeriggio abbiamo fatto il dibattito che il presidente Pallotta ha ricordato poco fa e ci ha insegnato quanto sia rigorosa la BBC. Dobbiamo tenere presente che le fonti si incrociano sempre e se c'è una sola fonte va citata e va approfondita. E va, ed è assicurata che sia una fonte valida, altrimenti, altrimenti non si trasmette la notizia, questo è vero. Allora ricordiamocelo, perché questo è un insegnamento preziosissimo. Grazie, grazie a Giancarlo. Grazie, a voi. Grazie davvero. E ancora adesso, no, alla, comunque viene consultato dalla BBC per qualsiasi... Non cade niente. Viene ancora consultato su tutte le questioni italiane dalla BBC e continua a collaborare con la Radio Televisione Svizzera per quello che riguardano invece i temi del mondo anglosassone. Abbiamo, ricordiamo che è stato per anni anche una voce di Radio 3, GR3, e quindi... Di tanti questo, documentari, questa voce... È... Molto profonda, sì. E sensuale. Abbiamo salutato un grande protagonista a livello internazionale del giornalismo e arriviamo a una donna. Arriviamo a una donna. A una donna possiamo dire che è l'eleganza. Quando professionale e personale. Competente, esatto, quando l'eleganza del naturale, pensiero naturale e diventa spontanea. Esatto, l'eleganza nei modi. E il garbo, che credo sia una parola che le piace particolarmente. E allora accogliamo e premiamo Lavinia Spingardi, volto noto e amato di Sky TG24. Ciao. Ciao Lavinia. Benvenuta. È un vero Fano piacere incontrarti. Benvenuta, grazie. Posso permettermi di chiamare anche il direttore per avere una quota azzurra questo palco? Se no sembra che noi donne stiamo prendendo troppo il sopravvento. Magari così... Quindi riequilibriamo subito, direttore. Simone Gambacorta. Sta in mezzo a noi, che è bello avere il direttore che ha condiviso con noi queste scelte, assieme a tutta la giuria,
perché quando è stato fatto il nome di Lavinia c'è stato subito un sì unanime, perché Lavinia convince, non ha bisogno di stravincere. Sembra uno slogan elettorale. Momento, siamo in campagna. Se dovessi decidere, esatto, brava. Però Lavinia sembrava Lavinia convince, ed è vero, però questa la credibilità, no? Cioè la forza del riuscire a raccontare, perché poi raccontare, arrivare alla verità in un momento, in un tempo, in un'umanità, penso che da sempre, no? Fatta di alcune perplessità, ma anche di false notizie, di propaganda, di fake, no? Cioè, quindi questo, come si fa? Si può? Si deve. Io credo che la cosa bella, cioè una delle caratteristiche principali del giornalismo e del giornalista sia appunto la curiosità, no? E soprattutto il mettersi a disposizione della notizia, che significa in qualche modo un po' sparire, no? Cioè fare un passo indietro. E noi invece per anni abbiamo avuto questa tendenza a farne 12 in avanti, a urlare la televisione, a urlare la notizia, che magari andava urlata, ma quando si vendeva il giornale per strada, tanti tanti anni fa. E quindi credo che, come dire, il recupero anche di un codice linguistico, magari a volte dicono desueto, dovresti essere più aggressiva, ma perché? Tanto le interviste si fanno nello stesso modo, le risposte arrivano ugualmente. E poi tutto questo chiasso. Prima si parlava delle storie che sbiadiscono. Io lavoro in una televisione da 20 anni scandita dalle ultime ore, che vuol dire che il tempo è molto più rapido, che vuol dire che una notizia nel momento in cui la annunci è già scaduta, è già vecchia, ne serve un'altra. E allora dare la possibilità a una storia di non sbiadire lo dà anche, secondo me, la forza con cui la si racconta, quella storia, la pacatezza con cui la si racconta, perché non possiamo permetterci di raccontare il 125esimo giorno di guerra come se stessimo parlando di niente. E siccome noi quei giorni li abbiamo scanditi, tutti, oggi vi raccontiamo il terzo, il quarto, il sesto, il centesimo, quando non ti viene più, come dire, un sobbalzo, vuol dire che hai perso qualcosa. Lavinia, hai riassunto il senso delle nostre motivazioni. Lei convince, non ha bisogno di essere in qualche modo un passo avanti, come hai detto tu, stai centrata sul fatto che è la notizia quello che dobbiamo comunicare e noi dobbiamo essere un tramite. La notizia è l'oggetto. Non siamo noi la notizia. Brava. Su questo siamo assolutamente d'accordo, quindi chiamiamo Alessandro. Questa volta posso solamente ringraziarvi perché sono molto emozionata, a me non capita spesso perché sono una donna molto algida, invece sono molto emozionata intanto per chi mi ha preceduto, quindi essere premiata dopo un grande del giornalismo così, insomma, e poi per i valori che veicola la figura di Zilli, e quindi insomma il fatto che in qualche modo qualche cosa si sia ritrovata in me è qualcosa che mi... La fermezza. Che mi rende veramente... E la capacità di comunicare, le abbiamo trovate. Grazie, grazie a te, grazie. Davvero, grazie a te per il tuo lavoro, e il premio Giuseppe Zilli va a Lavinia Spingardi. Grazie Lavinia, grazie. Buon lavoro. Buon lavoro, buon lavoro, grazie. E torniamo adesso a vedere un altro modo di raccontare, che è un modo di raccontare attraverso questa volta la radio. Abbiamo parlato di web, abbiamo visto una grande carriera internazionale, abbiamo raccontato la televisione attraverso Lavinia e adesso vediamo un po' di radio. Abbiamo un contributo. Abbiamo un contributo che ci racconta. Chi è il premiato per la radio? Eccolo. Andrea Vianello. Mi dispiace moltissimo non essere lì con voi, sono veramente molto felice per questo premio, peraltro è la prima edizione di un premio così importante e ne sono molto contento per quello che abbiamo scelto di fare come giornale radio, come GR1, non solo per me, che naturalmente... Ne sono orgoglioso, ma il fatto appunto che avete capito, insomma, l'importanza
simbolica di portare il GR1 in Ucraina. Era l'inizio della guerra, erano le prime settimane, entrare in Ucraina sembrava quasi entrare in un buco nero, purtroppo avremmo poi visto che il buco nero era pieno di orrore. E l'idea di, con un piccolo manipolo di giornalisti, mandare in onda per la prima volta nella storia il GR1, le edizioni più importanti, 8, 13, 19, a Leopoli, che quel momento era l'unico avamposto dell'Ucraina in cui le persone correvano, arrivavano per scappare, è stato un gesto di vicinanza al popolo invaso, ma anche di servizio pubblico. E io sono molto contento quindi che questa missione è stata premiata da voi. Mi dispiace di non essere lì, ma c'è la persona forse più importante di questa missione, che è Paolo Salerno. Fu lui a fare il conduttore in quella giornata, in queste tre edizioni. Racconterà meglio di me le emozioni, insomma la sensazione che abbiamo avuto, e soprattutto dirà ancora più fortemente di me grazie per questo premio. Paolo Salerno, abbiamo veramente scelto di premiare il GR della RAI, ciao Paolo, caporedattore del GR3 e conduttore in quei giorni in cui voi avete deciso di trasferire fisicamente la radio, non solo di mandare gli inviati, ma di essere là con i tecnici, con le strutture, con il conduttore, con il direttore. È stata, guarda, mi ha fatto rivivere quelle emozioni, Andrea, perché avrete notato, penso che si cogliesse l'emozione nelle sue parole, no? Sì, sì. È stata un'esperienza per tutti noi incredibile, lo dico veramente col cuore. È un'esperienza molto forte dal punto di vista emotivo per quello che abbiamo visto. Innanzitutto, ne parlo spesso, quando parlo di questa esperienza lo dico sempre, lo ricordo sempre, il pugno veramente nello stomaco che è stato andare alla stazione di Leopoli, che era un girone dantesco, solo che invece che esserci delle persone che avevano chissà quali colpe da espiare, erano tutti bambini e donne e nient'altro. Con un freddo spaventoso, perché eravamo all'inizio di marzo in Ucraina, non è che l'inverno sia particolarmente clemente, buttati per strada e nella speranza, prima o poi, che un treno li potesse portare al confine con la Polonia, che in realtà poi non è neanche molto distante da lì. E io ammetto che dopo qualche minuto abbiamo girato, siamo andati fino infilandoci un po' di straforo, siamo arrivati fino ai binari dove c'erano i militari che gestivano il flusso della gente. Io dopo un po' sono dovuto andare via, non ce la facevo, perché non siamo abituati. Abbiamo la fortuna di essere cresciuti in un paese in pace, certo, che la guerra l'ha vista solo nei documentari, l'ha vista nei film, ma non l'ha mai vissuta. Ed è spaventoso dal punto di vista umano proprio. E torniamo all'ascolto. Io credo che non saremmo riusciti a fare il lavoro che abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto, se nei giorni precedenti non avessimo avuto questa opportunità di vedere con i nostri occhi, penso anche allo stadio dove anche lì si riunivano i profughi, penso agli sforzi dei tanti che cercavano di organizzare questi viaggi della speranza per donne e bambini, i religiosi riparati da Kiev che intanto, sfruttando i contatti con le famiglie in Italia, cercavano di trovare delle famiglie disposte a ospitare queste persone. Ce ne sono state tantissime in Italia che si sono date da fare. Per me è stata un'occasione di grande arricchimento umano e professionale. Professionalmente è stata un'esperienza anche unica, direi, perché mai si era fatto, come ricordava il direttore,
e è stato alquanto complicato. Ma posso chiederti quando e come avete deciso? Perché è stata un'idea rivoluzionaria. Devo dire la verità, ero a casa, era sera di 2 giorni prima della partenza, non sapevo niente, mi squilla il cellulare, vedo che Andrea Vianello, dico dimmi che succede, ma proprio mai avrei pensato a una leggenda. Mi dice, senti, io ho pensato una cosa, voglio andare a portare il giornale radio, il GR1 a Leopoli. Ah, bene, e quindi mi serve un conduttore. Va bene, e quindi devo venire io. Pensaci, hai 24 ore di tempo, mi fai sapere, fra 2 giorni si parte. Insomma, è stato, ricordiamo il periodo, la guerra era appena iniziata, nessuno di noi aveva capito, forse nemmeno gli ucraini, se sarebbero stati in grado di arginare l'avanzata russa. In quel momento, per quanto ne sapevamo noi, Leopoli poteva diventare, come era accaduto con Kiev, nel giro di 48 ore poteva diventare anche prima linea, una città bombardata. Mi raccontava uno dei tecnici che ha vissuto con noi, ha condiviso con noi questa esperienza, che tra l'altro veniva da Kiev, che loro erano tranquillissimi a Kiev, lui è l'inviato, nel giro di 24 ore è cambiato il mondo. Gli allarmi antiaerei, i missili, poteva capitare anche lì. Quindi insomma non è stata ovviamente una scelta però facilissima. Perché hai detto sì? Ho detto sì perché mi è sembrato che andasse fatto, per quello. Qualcuno lo doveva fare e credo che l'abbiamo fatto con la migliore predisposizione anche dal punto di vista, lasciatemelo dire, etico. Perché l'abbiamo fatto con la consapevolezza di voler portare la presenza del nostro servizio pubblico laddove ovviamente gli ascoltatori non potevano andare. E abbiamo cercato di raccontare quello che vedevamo con tutte le difficoltà del caso. Vi racconto semplicemente un piccolo aneddoto. Noi siamo andati in onda di lunedì. Lunedì mattina alle 8 la prima edizione e domenica, quindi il giorno prima, intorno alle 14.30, ancora non sapevamo da dove l'avremmo potuto fare. Avevamo deciso di fare 3 location differenti, simboliche in maniera differente, una dall'altra, e la prima è stata al Palazzo del Governatore a Leopoli, e ancora poche ore prima non sapevamo assolutamente se avremmo potuto, e in questo devo dire un grazie immenso ai nostri tecnici straordinari, sì. Lo voglio dire per l'ennesima volta, straordinari, che hanno fatto un lavoro pazzesco, perché riuscire in quelle condizioni a garantire la messa in onda di un intero giornale di 28 minuti, che è un'eternità in quelle condizioni, alle 8 del mattino, in un posto sconosciuto, insomma, veramente della gente ed che merita tutti gli applausi del mondo. Ed è stato così coinvolgente che poi l'avete rifatto andando a Palermo per ricordare Falcone. Sì, è stato rifatto. Lì sono stati portati interi programmi. Diciamo, è un po' più semplice perché però ci si muove è sul territorio nazionale. Però è simbolico. E andare certo là dove è giusto essere. Assolutamente. E quindi è stato un rischio, ma è stato anche una testimonianza di grande valore. Ed è la ragione per cui abbiamo scelto che andava premiato questo coraggio e questa idea, soprattutto, sì, di esserci. Sarò eternamente grato a Andrea Vianello per questa esperienza, perché vedete, è stata una grande idea. E noi lo siamo nei vostri confronti. Ecco perché è arrivato Alessandro e eccoci. Grazie. Al GR, ad Andrea Vianello, ma anche a Paolo Salerno e ai tecnici, sì, di Radio Rai, che hanno consentito tecnicamente, praticamente, la messa in onda in queste condizioni così complesse e pericolose. Ricordiamolo. Grazie. Esserci, partecipare, fare la propria parte. Grazie davvero per questo, buon lavoro. Grazie a Paolo Salerno e siamo arrivati, come succede agli Oscar, no? Al culmine. Insomma, è stato un crescendo che ci porta... Anche di, senti, che le stelle cominciano a affacciarsi. Guarda il cielo che diventa magrittiano, questa luce in questo momento. E... Non so se vedete la cima del Gran Sasso, voi che siete laggiù, forse riuscite a godere anche di questo meraviglioso paesaggio e le luci
che stanno cominciando a brillare e ci indicano delle strade. Queste persone ci indicano dei modelli e per me Avvenire è un modello e ha un direttore straordinario e questa convinzione è stata condivisa da tutta la giuria. Abbiamo pensato che Marco Tarquinio fosse la persona ideale per incarnare in qualche modo la prosecuzione di quel processo di convinto giornalismo, di volontà e di pratica quotidiana. Eccolo qui, Marco Tarquinio, che fa un giornale fuori dal coro. Anche oggi ha messo in prima pagina. Marco, congratulazioni. Grazie. Grandissimo giornale, sempre con battaglie che noi condividiamo. Noi condividiamo. Beh, e che vogliamo qui, premiare. Sono qui perché ci sono persone della giuria, voi che l'avete condiviso, il sindaco, quelli che hanno organizzato questo premio. Sì, sono un me lo dicono spesso, che dirigo un giornale fuori dal coro. Coraggioso. Però possiamo dire che stasera stiamo dentro la voce di Avvenire, la mia voce personale, stanno dentro un coro, perché le cose che ho sentito non sono voci dissonanti rispetto all'impegno che mi caratterizza. Io dico spesso che in questo tempo complicato, in cui ci sono anche unanimismi o silenzi o smemoratezze, anche tra quelli che fanno il nostro mestiere pericolosi, ci sono tanti bravi giornalisti e tante brave giornaliste che salvano ancora un decente tasso di qualità dell'informazione italiana e un pluralismo per sensato. Fortuna. Grazie a Dio e grazie a loro. Ho cambiato due volte la mia carriera giornale perché non ero d'accordo sulla linea politica. Viviamo tempi, o sulla linea editoriale, diciamo. Poi sono arrivato ad Avvenire e non me ne sono più andato. Questo è uno dei motivi, non mi aspettavo di diventare direttore. Dico sempre che ci tengo ma non ci tesi. Non ho fatto nulla. Per forse diventare. È la migliore condizione sì, per farlo bene. Come sapete libero. Tutti, mi dispiace non essere riuscito a intervenire all'incontro oggi pomeriggio, perché qualcosa delle fake news, delle manipolazioni, delle esagerazioni, delle mezze verità che diventano bugie tutte intere, ne so, sono diventato direttore nel momento in cui una di queste venne scagliata contro il mio predecessore, altrimenti non sarei diventato direttore, magari avrei continuato a fare il vice direttore, avrei fatto qualcos'altro. Ricordiamo, oggi farei una corrispondente al Sud America o farei altre denigratoria cose terribile. Sì. Però ecco, c'è un altro modo di fare giornalismo. Voi avete raccolto delle figure che sono esemplari del modo giusto per farlo. A volte i premi sono retorici. Questo è un premio che ha radici profonde nella realtà migliore per le persone che avete scelto. Poi si sbaglia alla fine, inveneno Paolo, in cauda veneno. No, siamo veramente convinti. E tu ci devi dire come si fa a rimanere indipendenti, liberi, autorevoli in un contesto che invece, insomma, chiama un po'. Sarebbe più comodo non esserlo. Soprattutto quando sei un giornale che ha un'ispirazione dichiarata, perché sapete, lo dico sempre, in Italia tutti i giornali hanno la testata, ce ne sono uno o forse due che hanno anche il cognome, nome e cognome, tutti gli altri non si sa chi siano gli editori, cosa ci sia dietro e cosa, quali fatiche devono fare i colleghi tante volte per fare il mestiere che facciamo tutti. Ecco, Avvenire, io ho trovato, sono 28 anni che ci lavoro, su 42 ormai di carriera. Ho trovato una condizione di libertà straordinaria, cioè ho un editore che mi consente di fare il giornalismo che sognavo da ragazzino e che mi hanno insegnato dei grandi maestri laici e cattolici di professione. Ho cominciato in un settimanale cattolico della mia regione e sono diventato professionista in un quotidiano con maestri assolutamente laici di professione che mi hanno insegnato le stesse cose che abbiamo sentito dire così bene prima. Io quello che ripeto sempre ai colleghi è incrociare le fonti allo spasimo, non accontentarsi mai del primo pozzo a cui ci si abbevera, anche se quello di casa tua e l'acqua è particolarmente buona e te ne fidi, cercare sempre di garantire una qualità assoluta e soprattutto che sia limpida. No? Come si fa? Fidandosi dei colleghi e chiedendo a loro di essere affidabili. Che è un'altra parola chiave, direi, fiducia, che è una parola che ci manca tanto. Guardate, ho cominciato, dico sempre, a fare il direttore d'Avvenire che avevo 115 colleghi in redazione, oggi ne ho 85, 30 di meno.
come tutti i giornali sono dimagriti. Nessuno se n'è accorto, nel senso che ho tirato fuori da questo giornale, del quale ero stato caporedattore e vice direttore, quello che c'era dentro, la capacità di colleghe e colleghi di fare grandi cose. Ho avuto colleghi anche che via via venivano tutti alle scuole di giornalismo, come quella che tu dirigi. Arianna queste cose le sa perché siamo incrociati diverse volte lungo questo cammino. C'è una maieutica. Un mio amico che è stato un grande direttore del personale di diverse importantissime aziende italiane, quando sono diventato direttore mi ha regalato una bacchetta da direttore d'orchestra. Simbolico. E la tengo sulla scrivania, bellissima, a parte che è un oggetto di straordinaria qualità per la fattura. E mi ricorda sempre quello che devo fare. Sapete anche che sono uno dei direttori che non mette la propria faccia tutti i giorni in prima pagina con quello che scrive lui direttamente, ma titolo e passo io tutti gli editoriali, rivedo, l'ho fatto fino a poco fa, i titoli della prima pagina uno a uno. Ed è la ragione per cui non ha potuto partecipare al nostro dibattito, mi ha detto devo passare degli articoli, e si è chiuso in camera per fare questo. Leggo tutti i pezzi principali, non si può leggere tutto in un quotidiano, perché veramente sarebbe una... chi l'ha fatto... ai diversi livelli, ho fatto tutti i ruoli, dal redattore semplice fino al direttore, l'ho fatti tutti, i gradi, quelli del contratto che trovate, li ho passati tutti, quindi è un'esperienza abbastanza. Quindi ti importante. Fidi dei tuoi collaboratori, del capo servizio? La mia carriera è stata tutta segnata dalla fiducia che hanno avuto altri nei miei confronti, non è accaduto in altro modo così. Mi ricordo che quando arrivai al Tempo facevo i richiami per la prima pagina, arrivò il caporedattore centrale a cercarmi perché voleva conoscere il giornalista che faceva i richiami in quella maniera, che invogliavano a leggere quel che c'era dentro. Ha detto, tu non finirai a fare solo i richiami di prima pagina. Detto, è stato profeta. Si chiama Luigi Gambacorte, è stato con direttore del Giorno e alla fine della carriera me lo sono ritrovato, fra l'altro... perché era andato in pensione e mi ha proposto di fare di scrivere delle cose, e quindi ho avuto anche il piacere di avere la sua firma sul giornale che dirigevo. Ma sono tu hai cose anche che conosciuto Giuseppe Zilli personalmente? Cioè, no, mi siete incontrati non l'ho. Cioè, ad Assisi? Ad Assisi ero un giovane ragazzo, ero giovane, sognavo di vivere scrivendo. Lui venne ad Assisi per incontrò il vescovo di allora e in una riunione c'ero anch'io. Diciamo che lui, io forse ho conosciuto lui, no. Ma lui non ha conosciuto me. Ecco, mettiamo i puntini su lei. Un altro direttore dei Paolini, delle edizioni Paoline, un giorno sempre ad Assisi, sapete, quando uno sta ad Assisi li incontra tutti, ma ha incontrato personaggi di tutto il mondo, no? Perché è una città piccola, però è quello che è, insomma, un catalizzatore. Mi disse, mi presentavo, uno si chiama Marco Tarquini, disse, questo è un nome che può funzionare anche per i giornali. Mi disse, io facevo il corrispondente d'Assisi per il Corriere dell'Umbria, quindi immaginate se potevo immaginare come sarebbe andato a finire. Hai avuto degli incoraggiamenti. Parliamo dei contenuti. La libertà si esercita scegliendo i contenuti nei giornali, oltre che dando spazio alle persone, che sono le due cose fondamentali. E non è bizzarria scegliere, anche domani probabilmente avremo un'apertura forse simile, forse non adatti, vedremo. Quella di oggi siete stati gli unici a parlare dei suicidi nelle carceri. Lo facciamo da tanti anni. Abbiamo provato a cercare. Ci sono persone che ho conosciuto in carcere, me l'hanno ricordato prima, detta così può suonare male, però ogni volta mi si chiude la porta di un carcere alle spalle ho un tuffo al cuore. E capisco cosa significa quando devi lasciare fuori gli attrezzi del mestiere, tutto ciò che ti collega al mondo che è mai entrato a far parte della nostra quotidianità. C'è un rumore. Credo che ogni giorno ci sia qualcosa che è stretta attualità e sta ai margini della cronaca, che possa essere tirato fuori e fatto vedere nella sua verità potente, per dire a che punto siamo nella storia che stiamo scrivendo, perché la cronaca è la storia che sarà. E giudica anche della civiltà di cui siamo capaci. Persino un giornale può aiutarlo a vedere, e ci si prova sulle cose che Francesco Paolucci ha raccontato molto bene all'inizio di questa premiazione di questa serata. Io dico sempre ai miei colleghi, se si sceglie la parte dei più deboli, non perché siano fragili, ma perché sono vittime di violenza, alle quali resistono e dalle quali cercano di uscire. Se si sceglie quella parte non si sta mai dalla parte sbagliata. Perché è facile finire dalla parte sbagliata.
come se non si sceglie mai di ascoltare la prima fonte suadente che ascolti, perché può essere e spesso è parte di una narrazione che è propagandistica, non è la verità. La bugia più grossa che dobbiamo affrontare in questo tempo, lasciatemelo dire, è la bugia che la guerra sia la soluzione alla guerra. Il mondo è pieno di questa menzogna che fa strage di vita degli uomini, delle donne, dei piccoli e della serenità di tanti. Ce ne accorgeremo probabilmente nei prossimi mesi un crescendo, perché siamo messi su dei binari d'acciaio che ci portano in una direzione sbagliata, profondamente dolorosa. Siamo ancora in tempo per fare qualcosa per far cambiare tutto questo. Io dico che deve partire dal basso, perché quelli che stanno in alto ci hanno riportato esattamente dove stavamo 80 anni fa, e questo non doveva accadere. Io chiamerei a questo punto il premio degli alleati. Degli alleati. Perché il premio glielo diamo dopo. Quando... Allora, mentre chiamiamo gli alleati, sì, io vorrei lanciare questo filo che c'è tra Marco Tarquinio e Giuseppe Zilli, cioè la corrispondenza con i lettori. Perché... Lui è stato il primo direttore veramente interattivo. Esatto, esatto. Quando l'interattività era una esatto. cosa. E tu... con comunque le lettere che ti arrivano, sì, le risposte che dai, credo che ci sia una parte di responsabilità, di fiducia e di ascolto dell'altro, no? Perché comunque... Ma posso dirvi che tanti dei primi piani, delle storie lunghe, delle inchieste di lungo periodo che portiamo avanti, nascono da lettere che arrivano in redazione, che mi fanno vedere in un altro modo una situazione, una cosa, e spesso ci ho messo sopra a lavorare decidendo insieme ai colleghi gli inviati. L'ascolto. Ecco, sì, il valore dell'ascolto. Pensate alla questione della Terra dei Fuochi, forse la più famosa, perché per due anni l'abbiamo tenuta in prima pagina quando non ne parlava più nessuno. Pubblicai un pezzo di un prete di quella terra, Don Maurizio Patriciello, che domani firmerà, sì, l'editoriale, fra l'altro, di Avvenire. E mi arrivò una valanga di lettere, le più diverse, con dentro delle cose esplosive a livello di sentimenti e di storie vissute, storie di cancro, storie di lavoro perduto, di serenità distrutta. Chiesi a due colleghi molto bravi di mettersi ventre a terra su quella cosa, e per due giorni, tutti i giorni in prima pagina, finché non è stata fatta la legge sugli ecoreati, finché non è sposta, ingaggiando anche singolare attenzioni con altri direttori che non erano convinti, di altri giornali, che se pensava si denigrasse quella terra. No, si trattava di vedere quello che c'era. Anzi, di resistente, di difenderla, e quello che c'era di sbagliato. Certo. Si può fare. Si può fare, e grazie perché tu lo fai, voi lo fate, e lo fate, e tenendo questo filo con Don Zilli, vorrei, ci piacerebbe che venissero, no, e che questo premio festeggiare insieme, esatto, anche i 90 anni, il tuo premio, ma e i 90 anni di Famiglia Cristiana. E quindi, siccome ci sono Don Stefano Stimamiglio, è qui, e quindi gli chiederei di salire, il direttore di Famiglia Cristiana, insieme al suo predecessore, che oggi è il direttore generale dell'Apostolato, Don Antonio Rizzolo. Per cui festeggiamo i 90 anni simbolicamente qui, in questo posto, insieme a voi. È un patrimonio comune, Giuseppe Zilli, e quindi, grazie, penso che questa eredità... ci faceva piacere sul palco, grazie. Quasi conterraneo. Quasi. Io sono meridionale. C'è questo... ci faceva... auguri tantissimi per questo compleanno speciale. Celebriamo Don Zilli e celebriamo anche voi, Famiglia Cristiana. Grazie, avete trovato sulle sedie... Sotto la luce, che così le telecamere possono vedere anche i nostri protagonisti sul palco al meglio. Avete trovato questo libretto che abbiamo preparato per i 90 anni, che è stato festeggiato a Natale del 2021, la rivista nasce nel 31, per volontà del Beato Don Alberione, e siamo andati dal Papa, stiamo facendo tantissime manifestazioni, saremo al Festival Cinema di Venezia, saremo a Polsi, per un'altra questione che ci sta a cuore insieme ad Avvenire, cioè la mafia e Chiesa, le connivenze, i silenzi o i dissensi che ci sono. E credo che questa sia un'occasione bellissima, perché Don Zilli rappresenta, per me che sono direttore da pochissimi mesi, quindi sono un po', come dire, nei primi passi, Don Antonio, che mi ha preceduto, è stato cinque anni, preceduto da Don Sciortino, da Don Zega, che è stato il successore nell'80, poi appunto Don Leonardo Zega, credo che sia un altro maestro di giornalismo,
e che ha continuato nella dinamica proprio dei colloqui con i lettori e anche di un giornalismo molto a volte aggressivo e positivamente, ecco, per cui siamo deciso. C'è una tradizione, convinto. C'è coraggio, c'è l'audacia, l'osare la libertà di pensiero, di visione e poi sì. Di azione, perché sì. Sto pensando che essendo lui giovane può eguagliare il record del direttore Zilli. 26 so. Anni ce la, ci sta? No, ci stanno no, ci 26 sta. Anni? Sono meno giovane di quello che sì. Comunque grazie veramente. Sì, comunque grazie per la vostra audacia e per tutte e tre di avvenire. Ma e di io sono molto contento intanto del fatto che la premiazione vada a Marco Tarquinio, con cui ci conosciamo da anni e con cui condividiamo in tanti modi anche da anni anche la linea editoriale, c'è sempre stato abbiamo fatto tante cose anche assieme e poi queste coincidenze che ha già citato anche Don Stefano è molto bella. L'anno scorso proprio qua su questo palco per il 7 agosto per il centenario di Don Zilli, della sua nascita, e appunto è stato l'avvio anche del premio giornalistico a lui titolato. E poi appunto quest'anno festeggiamo anche i 90 anni di Famiglia Cristiana. È un insieme di cose che credo che, e spero, mi auguro che sia anche di buon auspicio per il premio stesso. E credo che la memoria di Don Zilli sia importante sia come giornalista, sia come prete, sia come paolino, perché poi alla fine una delle cose più importanti, l'ha detta prima anche Marco, parlando del rapporto con i propri colleghi giornalisti, cioè quello dell'attenzione alle persone, alle loro qualità e la fiducia nei loro confronti. Don Zilli l'aveva anche nei confronti, certamente dei colleghi, ma anche dei lettori. Questa capacità di ascolto, io cito solo un caso che ha raccontato poi Don Zega in anni successivi. C'è stato un giorno in cui si stava per chiudere il giornale, allora si chiudeva la parte finale ad Alba, perché ad Alba in Piemonte c'era proprio lo stabilimento, sì, lo stabilimento dove si stampava poi il giornale, perché il giornale ha ancora questa bellezza che si tocca, la ma carta anche insomma. Ma adesso sta ad Alba, eh? È la vostra rotativa? Non c'è più, adesso stampiamo da un'altra parte da un po' di anni, ma è troppo complicato da spiegare, comunque ad Alba abbiamo ancora comunque una, dove è nata la congregazione, dove è nata anche Famiglia Cristiana. Comunque, insomma, un giorno arriva una lettera di una persona che scrive ho fatto morire mia moglie, ho fatto morire mio figlio, sono uno che non merita di vivere e voglio, sono un uomo disperato. E Don Zilli si è chiuso nella sua stanza, ha bloccato tutto, e Don Zega racconta alla sua maniera, non c'entrava più nulla il primo ministro, i grandi fatti internazionali, le cose che capitavano nel mondo, perché c'era una persona che era in difficoltà, che era diventata disperata e aveva bisogno di essere ascoltato. Si è chiuso per mezza giornata nella sua stanza per rispondere a questa persona. E credo che questa attenzione alle persone sia quello che dovrebbe caratterizzarci come cristiani, come persone, ma anche come giornalisti. In questo modo noi potremmo fare un giornalismo autentico, qualunque sia il mezzo, lo strumento e la forma che noi poi utilizziamo. E quindi Don Zilli anche da questo punto di vista può essere e deve essere un grande maestro per tutti noi. Io ho un desiderio, che siate voi a consegnare il premio a Marco Tarquinio. Quindi chiamo volentieri Alessandro, chiedo ad Alessandro di consegnare ai due direttori, il nuovo e quello appena... che ha appena passato il testimone, siete voi a consegnare Arianna, noi facciamo da contorno. Grazie. Io penso che questa foto sia simbolica di quello che vogliamo rappresentare. Grazie. Un giornalismo di valori. Beh, allora diciamo che è un mandato rinnovato. Un giornalismo di valori, di valore. Brava. Grazie di cuore a tutti. Grazie davvero. Grazie a Adriano, al sindaco, a tutti per l'accoglienza. Ma anch'io ho scoperto un posto di una bellezza straordinaria. Tutti dicono della bellezza, ad esempio abbiamo una festa da venire importante nel Bellunese, Cortina d'Ampezzo al centro della sua conca. Devo dire che Fano è un fulcro in uno scenario incomparabile, di bellezza appenninica,
lo porterò nel cuore e un posto dove tornare davvero. Grazie. Grazie. Grazie davvero. Buon lavoro. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Complimenti. Arianna? Maria Concetta. A te il palco. No, dove vuoi andare? Allora, non so se c'è ancora Tony. Sì, allora io chiamerei per salutarci la musica. La musica ci ha aperto questa serata. E così la concludiamo, così godiamo di questo momento magico insieme a Tony Fidanza, che davvero ringraziamo per aver aperto e chiuso questo evento. Grazie davvero. Alessandro, bellissimi fiori, grazie. Oh, grazie ad Alessandro Mancini, grazie davvero a tutti voi, a Luigi Servi, il sindaco, a tutta Fano Adriano, perché è un'accoglienza splendida, e grazie davvero alla presidente di questa giuria, che è Maria Concetta Mattei, una donna, un'energia, ma già solo al telefono, qualcuno lascia la scia, l'avete presa? Ecco, lei anche solo al telefono, poi lascia la scia, rimane così nell'aria. Maria Concetta Mattei, grazie. Arianna Ciampi, grazie a tutti, buona serata, grazie davvero.